Ma stiamo scherzando o veramente siamo arrivati a questo punto? Ma va a cagare. Ci sono tutte le ragazzine che si stanno incazzando con me perché ho detto che fa schifo. Purtroppo, ora come ora basta solo la bella faccia, non c'è più il talento, basta fare yeah. Come sono gli youtuber? Come sono gli youtuber? Falliti. Ma dai, e io? Ah no, c'è te, te sei la muser. E no, io sono anche youtuber, scusa. Sono uno youtuber di merda. Chi cerca visibilità affossando gli altri? Guarda davanti allo specchio e non sa neanche chi ha davanti. Il segreto del successo è criticare prima se stesso. Il problema di base è che ogni pensiero una persona rilascia sul web viene interpretato in modo diverso da persona a persona. Quello che ho detto io semplicemente è come la penso io, poi non è detto che tutti debbano condividere, giusto, Surri? Cosa ne pensi di chi ha due occhi? Sono dei falliti. Coglione. Oh, voglio ringraziare Sofia De Rive che ha fatto vedere quelle Insta story che il biondo là, quel mezza garzetta da dei falliti a tutti gli youtuber. Grande biondo, se vediamo presto. Ma pensate, oh, preferisco pure sorbimme 24 ore di Nick Radogna e De Marco Togni piuttosto che sentite a te cantare. Pensa quanto mi fai schifo al cazzo. A Justin Bieber di poveri, ti dico l'ultima cosa, ci devi avere rispetto per la gente e per quello che famo noi. Sto coso qui, sto pupazzo. Ah, e soprattutto sapete che io non cedo mai alle provocazioni. Questa non è stata una provocazione, ma è stata una defaillance di un ragazzino di 20 anni che pensa di aver conquistato il mondo quando in realtà non ha conquistato un cazzo. Tra l'altro non Buonanotte! Ma quindi io stasera ho scoperto, dopo 12 anni che faccio lo youtuber, che noi youtuber siamo dei falliti. Se si parla di voi per dire che siete falliti, probabilmente C'è se non qualcosa su. parlassero di voi non C'è un parlerebbero motivo, proprio. ragazzi, c'è un motivo. E chi se fa i cazzi sua? Campo Campa centrale. Centauro. E soprattutto ricordatevi sempre di stare con i piedi per terra, perché c'è gente che sta su YouTube da 12 anni ed è ancora qui, lavora e ha tante cose divertenti da fare e soprattutto ha un pubblico che lo segue con una fidelizzazione che non avrete mai. Tanti di voi non avranno mai. Quindi volate bassi, fly down. Perché come voi ne escono 100 all'anno e forse soltanto uno che ha veramente del talento può continuare a fare questa carriera, a creare una carriera, perché voi siete soltanto delle meteore. Meteore. Ultima cosa, poi vi lascio perché sono in uno degli alberghi più belli di Valencia. Volevo ringraziare tutte le persone che quotidianamente mi seguono, grazie di cuore. E soprattutto volevo dire a questo simpaticone che noi le persone le abbiamo conquistate senza l'aiuto di nessun programma televisivo.
Visto che in tantissimi mi avete scritto che lui in realtà ce l'aveva con un solo youtuber, e sono cazzi loro questi, se no non mi sarei mai messo in mezzo, soprattutto per il fatto che io ti seguivo perché hai portato ad amici una novità, prenditela con chi te la devi prendere, non con tutti quanti noi. Perché se io ce l'ho con qualcuno di Uomini e Donne, con qualcuno di Amici, con qualcuno del GF, con gente che fa televisione, con uno youtuber, e devo fare delle storie perché mi sfogo in questa maniera, faccio nomi e cognomi, non faccio di tutto un erbo un fascio. Quindi, peace, basta. Ragazzi, buongiorno a tutti quanti. Praticamente ieri è successo l'inferno, oggi ancora di più, perché le persone si animano e godono. Quando c'è l'odio, la gente si gasa e quindi si svegliano tutti quanti, escono fuori dalle conchiglie. Però volevo tranquillamente chiarire solo una cosa. La chiarisco in un secondo perché non voglio più veramente sentirne parlare, perché credo sia proprio una cosa di basso rango e soprattutto una cosa che mette in imbarazzo un po' tutti quanti noi, soprattutto me. È veramente una cosa che mi mette molto in imbarazzo. Comunque. Molto tranquillamente questo ragazzo ha insultato una categoria di persone che fanno il loro mestiere, no? E tranquillamente, è un mestiere ragazzi, perché se uno guadagna dei soldi è automaticamente un mestiere, quindi o sei un ladro o è un mestiere, se vieni pagato per fare delle cose è un mestiere. Tra fallito e fallito, se uno fa il lavoro che gli piace, per di più guadagna anche dei soldini, tanto di cappello, nella vita trova il lavoro che ti piace e non lavorerai un giorno della tua vita, quindi... Però per dire che se avete dei problemi con qualcuno di una determinata categoria, prendetela con quella determinata persona. Magari anche se alzate il telefono, vi chiarite davanti a un caffè, anche meglio, onde evitare queste buffonate. Perché se io litigo con qualcuno di Amici o con qualcuno del GF, come ho detto ieri sera, e poi dico a tutti quelli del GF sono dei falliti, immaginate, litigo con Tizio X di Amici e faccio una storia dove dico... Quelli di Amici sono tutti dei falliti di merda. Immaginate tutti quelli che hanno fatto Amici dal tot ad oggi cosa possono pensare di me, che sono uno che sta denigrando la loro categoria di tutti quelli che hanno fatto. Una persona, per quanto si possa essere fatta, sempre i cazzi suoi, ha sempre lavorato tranquillamente, senza mai guardare in faccia a nessuno, a testa bassa, da 12 anni a sta parte, vede questa cosa e dice ma scusa, ma perché te la devi prendere con tutti quanti noi se te lo del culo con una persona? E soprattutto una persona che ha sudato, che si è fatta un bel culo per cercare di far prendere credibilità alla sua categoria, che è come quella degli youtuber, ma come può essere la categoria di quelli di Amici e di tutti gli altri, affinché poi anche quelli successivi potessero lavorare, un po' te lo del culo. Comunque, spero che abbiate capito il discorso, e ci sono gli stronzi ovunque, in tutte le categorie, se avete qualcosa da dire, ditevelo tra di voi. E non mettete in mezzo gli altri, ragazzi, perché poi, vi ripeto, uno ci rimane anche male, siamo degli esseri umani dietro un telefono, noi siamo... Concludo dicendo, invitando tutte le persone, tutti i fan di ogni artista nel mondo ad analizzare bene le cose, perché se la persona che seguite sbaglia, non potete andare dalle altre persone a dire, ah, siete dei figli di puttana, e comunque con la maleducazione non andate da nessuna parte. Ultima cosa, poi giro, vado in piscina, non ho più coglione questa storia, chiusa, non ne parliamo mai più. Volevo dire a tutti gli artisti, quello che siete, influencer, che siete voi a dover educare il vostro pubblico, perché spesso tra di loro si celano tante persone maleducate. Buongiorno a tutti, sono Simone del canale YouTube Kiss the Chef 1998 e oggi vi insegnerò una nuova ricetta, i soufflé al cioccolato. Il soufflé al cioccolato è un dolce al cucchiaio ideale per... Spero si sia capito che io non voglio andare contro nessuno, io sono sempre stato un tipo pacifico e sempre lo sarò. Peace. Pace. Come sono gli youtuber? Eh? Come sono gli youtuber? Falliti. Ma dai, e io? Ah no, cioè, te sei un amuser. E no, io sono anche youtuber, scusa. Sono uno youtuber di merda.